si possono trasferire le foto su legno? Sicuramente sì, lo sapete già perché vi ho fatto un altro tutorial. Questa volta però voglio farvi vedere come si realizza un quadretto e in questo quadretto andrò sempre a trasferire una foto su legno, però con un prodotto diverso. Anzi, non sarà una vera e propria foto, ma sarà un ritratto e fra poco vi dirò anche chi ha realizzato questo splendido ritratto. Infine vi chiedo come sempre di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale facendo clic sulla campanella che trovate qui sotto per sostenermi e ricevere tutte le notifiche. Ed eccoci qua per iniziare questo tutorial. La prima cosa che vi mostro è questa. Si tratta di una tela, si chiamano proprio tele in legno, al posto che la parte davanti è realizzata appunto con la tela, è stata realizzata con il legno. Sono proprio tele che servono per dipingere, quindi sono già belle lisce, non dobbiamo scartavetrare il legno in questo senso, quindi non dobbiamo levigarlo. Nel caso però che abbiate un altro pannello in legno o comunque un qualsiasi altro prodotto in legno, vi consiglio di levigarlo leggermente nel caso non lo fosse già. A questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo prendere la nostra foto. Faccio vedere questa foto, io l'ho stampata con una stampante laser. Se non avete la stampante laser potete usare anche una fotocopia, l'importante è che la stampa sia stata eseguita con toner. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere, in questo caso specifico, quindi non sempre, in questo caso perché? Perché la mia foto, essendo che l'ho stampata in una 4, ed essendo che la tela è più grande della 4, andrò a fare una cornicetta in questo modo poi alla fine. Però per fare la cornicetta vado a mettere del nastro carta tutto qua sopra. Perché? Perché il prodotto che andremo a utilizzare così non sporcherà il resto del legno. Quindi andiamo a mettere questo nastro in carta così, dritto, e facciamo la stessa cosa anche ai lati. Ed eccolo qua, questo è il nastro carta che siamo andati a inserire, lo faccio vedere un pochino più da vicino se no magari non lo vedete. Comunque il nastro carta che sono andata a inserire a tutti e quattro i lati della mia tela. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo la parte più importante, quindi il prodotto che ci occorre è questo qua, della My Mary, ed è un prodotto che si usa normalmente per essere miscelato con la pittura acrilica, va bene per diversi materiali, non è indicato l'uso specifico che andremo a fare noi, ma comunque si usa anche sul legno. E cosa facciamo a questo punto? Allora, togliamo un attimo questo e andiamo a prendere in un contenitore qualsiasi dove andiamo a mettere una piccola quantità di questo gel. A questo punto spostiamo questo, riprendiamo la nostra tela e andiamo a prendere un pennello qualsiasi, e andiamo a stendere uno strato abbastanza generoso di prodotto, quindi facciamo una cosa di questo genere e facciamolo per tutto. Vedete che il nastro carta serve proprio a questo, andiamo a stenderlo bene su tutta la cornice, o comunque su tutta la parte che in realtà andremo a utilizzare poi per il trasferimento della foto. Una volta steso il nostro prodotto, a questo punto dobbiamo occuparci della foto, quindi tolgo un attimo questa cornice e appunto mi occupo del disegno. Prima di tutto voglio mostrarvi questa illustrazione che è molto bella, super dettagliata, ed è stata realizzata da Licol Art. Sono sicura che molti di voi la conoscono perché è proprio iscritta al gruppo Facebook Cricut & Silhouette Italia, anzi la ringrazio personalmente per aver fatto questa illustrazione per me. E vado adesso a prendere del colore, quindi il prodotto, prendo il pennello e vado a mettere uno strato abbastanza generoso sempre sulla foto, quindi dalla parte proprio della foto,
Quindi proseguiamo e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Attenzione, state sempre abbastanza vicino ai bordi e stendete bene il prodotto. A questo punto passiamo alla parte più difficile, cioè prendiamo la foto e andiamo a trasferirla qua sopra. Chiaramente la foto adesso è, la carta è morbida, quindi non sarà facilissimo. Andiamo a trasferirla con precisione esattamente dove, diciamo, al margine del nastro carta. Ora premiamo bene, attenzione, mi raccomando, solo non rompere la carta. Cercate di togliere il più possibile le bolle, ma non rompete la carta. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attendere circa 24 ore affinché si asciughi correttamente il tutto, e dopo le 24 ore dovremo andare a rimuovere la carta in modo da lasciare solo la foto completamente trasferita sul legno. A questo punto, terminate circa 24 ore, dobbiamo solo andare a sciacquare la nostra tela sotto il rubinetto, quindi utilizzando acqua tiepida, non troppo calda. Attenzione ovviamente perché si tratta di legno, quindi quando lo bagnate fate sempre molta attenzione. Per cui andiamo, procediamo così, soprattutto con molta pazienza andremo a togliere piano piano la carta che c'è sopra, cioè sotto dovrà rimanere solo l'immagine stampata, ma non la stampa, quindi non il foglio. Quindi con molta pazienza andremo a togliere, facendo semplicemente così con il dito, andremo a togliere tutti i residui della carta. Ed eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Come potete notare, i colori adesso sono belli vivi, ben visibili. Abbiamo trasferito la nostra foto su legno. Chiaramente quando si asciugherà i colori saranno leggermente attenuati. Non vi preoccupate se magari può capitare che qualche pezzettino di colore viene via, dovete stare molto attenti prima di tutto a non usare le unghie. E poi comunque un pochino può capitare, diciamo che quando si fanno foto, per meglio dire quadretti di questo genere, bisogna comunque dargli un aspetto un po' antico, quindi se viene via qualche pezzettino, l'importante è che non venga via tutto, ecco, però se viene via qualche pezzettino, anzi per esempio i bordi secondo me sono più belli se li togliete un po' e li fate frastagliati. A questo punto possiamo lasciare la cornice così com'è oppure andarla a riverniciarla. Quello che vi consiglio è comunque andare a mettere delle inclusioni. Per esempio qui abbiamo i fiorellini, potremmo andare a mettere dei piccoli strass in modo che vengano risaltati alcuni dettagli, oppure potremmo andare a mettere anche qua una rosellina decorativa. Ora facciamo asciugare bene e poi eventualmente, come vi dicevo, possiamo andare a passare il colore intorno alla nostra immagine per sfumare anche volendo un pochino i bordi. Voglio farvi vedere solo più l'ultima cosa importante prima di procedere con il resto. Allora, se quando si asciuga vedete che rimane ancora una pellicolina bianca, potete toglierla con un asciugamano. Il mio consiglio è questo: è asciugate col phon anche solo un pochino, così riuscite a vedere se la pellicola rimane o no, e prendete un semplice asciugamano, quindi una cosa di questo genere, e fate un lavoro così. Quindi con l'asciugamano, ovviamente se ci sono dei residui si toglieranno, quindi fate una cosa di questo genere in modo da togliere proprio tutte le piccole parti di carta che eventualmente rimangono. Non so se riuscite a vederlo, ci sono proprio dei pezzettini proprio piccoli e a questo punto riuscite a rendere, diciamo, l'immagine molto più pulita, molto più nitida. Una volta terminata l'asciugatura, io in realtà non l'ho fatta ancora terminare del tutto, comunque più o meno il risultato che ottenete è questo, quindi ha di nuovo dei colori abbastanza vividi. Cambierà ancora un po', cioè nel giro di una ventina di ore in realtà cambierà un pochino, però resterà sempre abbastanza lucido proprio grazie al prodotto che siamo andati a mettergli alla fine. A questo punto certo possiamo lasciare la nostra cornice così com'è oppure andare a fare alcuni ritocchi, o per meglio dire aggiungere alcuni dettagli. Per esempio qui dove ci sono le foglie possiamo andare a prendere un prodotto di questo genere
che è una pasta di struttura, sono quelle, probabilmente le conoscete già, sono quelle che praticamente hanno all'interno dei microgranuli di quarzo. Questa è la prima cosa che andiamo a fare, perché ovviamente impiegherà un pochino ad asciugare. Possiamo fare solo il contorno oppure seguire proprio tutta, in questo caso tutta la foglia, e andare a stenderlo. Vi consiglio di lasciarlo, cioè di non farlo spessissimo prima di tutto, perché queste paste non si usano più spesse di un centimetro, però di non farlo neanche troppo spesso per diciamo rimanere comunque nello stile di questo, di questa foto, di questo quadretto. Quindi un pochino sì, ma non troppo. Andiamo, stendiamolo e poi ovviamente dovremo andare a tendere l'asciugatura prima di fare la colorazione. Vi faccio vedere il risultato, che è un pochino, per così dire, in tridimensione. Chiaramente non è ancora a posto, perché in realtà non è ancora perfettamente asciugato, però per farvi vedere faccio ugualmente lo step successivo. Prendo come al solito un piccolo contenitore e vado a mettere sia della pittura acrilica che quella a gesso. Potete usare anche solo la pittura a gesso, quindi la vernice a gesso. Andiamo ad aggiungere una piccola quantità qui in questo contenitore. Aggiungiamo ora una piccola quantità, come vi dicevo, di colore a gesso. Io utilizzo questa marca qui, che è la stessa praticamente della pasta di struttura. Comunque vi lascerò tutti i link, come al solito, in descrizione. Una volta aggiunta la quantità desiderata, andiamo semplicemente a miscelare i due colori. Ora andiamo a verniciare qui in corrispondenza della nostra pasta di struttura. Ed ecco qua, abbiamo realizzato questa parte in tridimensione. Chiaramente il colore devi asciugare. Normalmente uso colori diversi, proprio nel senso di tonalità, però al momento tutti quelli, diciamo, adatti erano terminati, quindi ho usato questo colore. Ma nel caso vi consiglio sempre di usare colori non troppo vividi, anche se devono staccare, però diciamo che per realizzare una cosa di questo genere ci vorrebbero più colori dalle tonalità, insomma, meno vivaci. A questo punto possiamo lasciare così, oppure andare ad aggiungere dei piccoli frammenti in vetro. Possiamo andarle a mettere o tutto nel contorno, oppure solo al centro della foglia, o per fare le venature. Frammenti di vetro, se non li conoscete ve li faccio vedere, sono fatti così e si vanno. Allora, se è già asciutto il colore e anche la pasta di struttura, dovete mettere un velo di colla vinilica. Se non è asciutto, potete andare ad aggiungerli semplicemente così, quindi andate a inserirli in questo modo, sempre per dare un pochino di luce al nostro quadretto. Arrivati a questo punto possiamo andare ad aggiungere, anzi prima vi faccio vedere un attimo qual è il risultato, spero riusciate a vederlo. Vedete, questi frammenti di vetro danno proprio luce al nostro quadretto e aggiungono quella tridimensionalità che abbiamo dato dalle paste di struttura. A questo punto andiamo ad aggiungere alcuni strass qua in corrispondenza dei fiorellini, quindi prendiamo semplicemente degli strass di questo genere e andiamo con la colla a caldo a incollarne uno ad uno. Ed eccolo qui, una volta steso il colore, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Vedete che ho sfumato un pochino i bordi e ho passato appunto questo tipo di colore, che è un colore a gesso, con il pennello apposito. Ovviamente adesso ho fatto una cosa abbastanza veloce, giusto per, così a titolo dimostrativo, ma poi si possono aggiungere tanti dettagli, ma comunque diciamo che a livello pratico questo è il risultato che ottenete. Vi ricordo ancora una volta di utilizzare dei colori non brillanti come questi, ma insomma dei colori insomma molto meno vivaci. A questo punto il tutorial è terminato. Vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut Silhouette Italia.